Ciao ragazzi, guardate dove vi ho portato, il paradiso. Sono su una scogliera a strapiombo, alle mie spalle vi faccio vedere adesso quello lì che è il vulcano, è uno dei vulcani più conosciuti perché anticipa l'entrata nel deserto di Fuerteventura. Dune, sabbia, sembra davvero di essere in un film, il Re Scorpione. Non ci sono mummie a Fuerteventura. Oggi voglio parlarvi del trasferimento. Ci sono due modi per potersi trasferire alle Isole Canarie: uno via aereo, due via nave. Quello che solitamente viene più seguito è un trasferimento via nave, vi dà la possibilità di poter portare con voi tutti i vostri averi, la macchina, gli animali, gli indumenti. Sicuramente ci sarà qualcuno di voi che starà guardando il video, mi prendo un bel volo aereo, mi trasferisco in un nuovo posto. È vero, ma se avete un animale domestico o peggio come noi avete più di un animale domestico, dovrete organizzarvi con l'aereo, e con l'aereo non tutte le compagnie, come saprete, accettano i cani, non tutte le compagnie accettano cani di grossa taglia e non tutte le compagnie accettano di avere più animali domestici nello stesso volo. L'impossibilità fare in un'unica tranche tutti i vostri averi e quindi anche in questo caso i nostri amici pelosi. Il viaggio tipico che si può intraprendere dall'Italia, se siete del sud o del centro, spostarvi chiaramente verso il nord Italia, o diversamente prendere una nave a Napoli che vi porta fino a Barcellona e poi da Barcellona muovervi a Huelva oppure Cadice in macchina. Se venite dal centro nord Italia, come abbiamo fatto noi nel nostro caso, ci siamo spostati da Como in macchina fino a Cadice. Abbiamo preso la nave, anche lì Armas oppure Transmediterranea. Oramai la Transmediterranea è stata assorbita da un'altra compagnia navale, ma comunque le navi sono sempre le stesse. Ci sono più tratte durante la settimana, quindi non c'è da preoccuparsi, oddio voglio prenderla adesso, voglio prenderla domani. In poco più di 30 ore tutta la tratta atlantica per poter poi approdare nell'isola di Lanzarote ad Arrecife, nel nord dell'isola, con la macchina di spostarvi verso Playa Blanca, prendere il vostro traghettino e ritrovarvi poi a Fuerteventura. Ma conviene? Secondo me conviene. Per chi ha una macchina e la vuole assolutamente portare giù, chi ha dei cani, chi ha tanta merce da portare giù. Non lo consiglio a chi ha dei figli, dei bambini piccoli, a chi non ha merce da portare giù, a chi non ha animali domestici. Sembra ovvio, ma nulla è ovvio a questo mondo, e soprattutto per quanto riguarda i din-din, sempre meglio organizzarsi. Mentre il volo aereo, una volta che sarete residenti alle Canarie, pagherete sempre uguale. Mentre per quanto riguarda la nave, se siete residenti alle Canarie, la nave l'andrete a pagare fino al 70% in meno. Prima del trasferimento effettivo con la macchina, consiglierei di fare un trasferimento prima sull'isola, trovate l'appartamento, vi trasferite, fate il NIE, fate l'impadronamento. Una volta trasferiti, portate giù la vostra macchina e portate giù tutto. Questo vi darà la possibilità di poter risparmiare sul biglietto della nave, e che non è poco, ragazzi, parliamo anche di 500-600 euro. Il trasferimento è un qualcosa che la maggior parte delle persone pensano sempre all'ultimo. Il mio consiglio più grande invece è di metterlo al punto numero 2, perché il punto numero 1 è conoscere l'isola dove si vuole andare a vivere. Quindi prima di trasferirvi a scatola chiusa, venite a Fuerteventura piuttosto che le altre isole, conoscete queste isole, conoscete la gente che abita l'isola da tanto tempo. Non serve che la gente sia qua da 10 anni per essere veritiera, anche perché dopo un anno che vivi in questi posti, un anno, 30 anni è la stessa cosa. Però cercate di conoscere, cercate di rubare, strappare informazioni a più persone possibili e poi farne dono e creare la vostra coscienza di quello che è. E solo una volta che siete sicuri di questo, fate il grande passo. Un trasferimento può venire a costare mediamente tra gli 8 e i 13.000 euro a coppia. Questo è il budget che abbiamo stabilito io e Ica circa 3 anni fa, e realmente poi alla fine è quello che verrà. Perché 8-13.000? Seguite il mio canale, anzi se vi va mettete mi piace a questo video in maniera tale di tenermi un po' alto il morale e continuare a fare, soprattutto anche il braccio che mi pesa il telefono, e vi spiegherò strada facendo insieme perché di questi costi con i prossimi video. Grazie, ciao!